L'unico show che si è accorto che i bambini sono come i piccioni. Diffondono numerose malattie. Quando camminano sembrano ubriachi. E a volte ti cagano addosso. Cominciamo, sigla! Blu è il colore del maschietto. Rosa è quello della femminuccia. È importante conoscere i loro genitali, così la società potrà crescerli in modi disuguali. Emozione la nascita di un figlio, ma ancora più bello scoprire se sarà maschietto o femminuccia, cioè se avrà una vita in discesa o una vita d'inferno. Scopriamo assieme più su Cosi Gender Reveal. Gender Reveal? Portami Veal. Gender Reveal Party è quando riveli ad amici e parenti tramite palloncini, polverine, esplosioni il sesso del nascituro. Questo in America, perché invece in Italia? Possiamo far sentire la musica che no, c'è sotto? Purtroppo no. Sotto chi abbiamo la pizzeria da Mimmo? Si può godere lo spettacolo? Wow. Se uno ha problemi di epilessia può guardare queste cose? No. Pensando alla persona che abita in quella casa col balcone aperto, aspettando. Boy or girl? It's a boy. È un boy? No, girl. It's a girl. Perché ci sono i piedini? It's a boy, it's a girl. Team boy, it's a girl. Tipo, sulle mani ragazzi. Non si capisce più un cazzo. Io sto un po' sbarussando. Dobbiamo spiegare cosa vuol dire sbarussare? 3, 2, che non funziona. 1. Chi mi ha fatto il countdown se poi non c'è la risposta? Oh. Guarda che folla si è riunita. Mamma mia, che tensione. Nunzia! Raga, ma uno spettacolo pirotecnico? È autorizzato dal comune di Secondigliano. Come mai dice Secondigliano? Raga, abbiamo scavato nell'internet per scoprire chi organizza questi beautiful gender reveal. Abbiamo trovato la Fuochi Squat Eventi. Jerry Squat? È un maschio! Altro gender reveal bellissimo. A 500 metri di distanza. No, vabbè, Berti. Due. Fabiana, it's a girl. Fateci sapere nei commenti se siete un nunzio o una Fabiana. Perché non sono i nuovi indicatori di genere? Invece che genitore 1, genitore 2. Stavo pensando che è un peccato che in Veneto non siano ancora arrivati i gender reveal. It's a Kevin o it's a Katy? Non so se oggi ci sono tante Katy, sai. Peccato però. E Katy? Dai. Va bene. Non solo fuochi d'artificio, ma anche dichiarazioni d'amore con palloncini. Wow. Perché mi ha fatto la parete buona e spugnato in garage? Ah no, in negozio. Ah, ma poi non è lei quella nelle foto? È tipo una minorenne. Elisa e Laura vanno fortissimo. Ma sai che non l'avrei detto? Vero, uno dice più Manuelito, no? Chi è che sono quelli che fanno il reggaeton? Neomelodia. I cantanti Neomelodia. Tu non sai che dire? No, non dovresti cantare, vedi tipo... E non sai cosa dire. Ma poi se c'è il neomelodico, qual è il melodico? Il vecchio melodico. Sembra debba comparire il mago Silvan da un momento all'altro. Senti la musica e poi preparati al messaggio. Oggi stai vivendo un giorno importante. Marco, sei la gioia più grande di mamma. Oh. E papà. Ma con sta musica mi sembra che debba venire fuori Terminator e ammazzarli. Ah, Berti, è come si mandano i messaggi affettuosi agli etero. Mamma ti vuole bene e papà anche. Ma resta maschietto, mi raccomando. E che entrino le prostitute. Io sarei curioso di chiedere un preventivo alla Fuochi Squat. Costa sta roba? Tipo? Sui 10.000, no. 3.000 secondo me però sì. Magari il nero lo chiude anche a 1.000, però al suo costo. Ma insomma dai, this is Italy. Il gender reveal non è solo laser, ma anche performance. No! Mini e Topolino Pannoloni. Ah basta, con Mini e Topolino è stra più veloce. Tu li paghi anche meno. Come meno? Due professionisti in costume. Ma stiamo scherzando, ci saranno 50 gradi, cioè la gente sembra che corte, questi hanno il piumone. Topolino come ti direbbe che sei incinta? Ehi là, salve, ti va di scoprire se ho il pisellino, la patatina? No, no, signor Topolino, ci giri un po' attorno. Ha la coda, è un topolino. No! Ma cosa succede quando un gender reveal va a finire male? Scusa, ma puoi dare il benvenuto sulla terra a tuo figlio con delle fumate azzurre dal tuo camioncino? Oh, quanto gli piace il fumo blu sulle cose. Ecco, cioè, io sono felice, ora che si è fatto male sto meglio. Se lui se ne va da questo mondo, libera il posto per il nascituro, no? Come gli alberi, tagli uno, pianti uno. Due bambini con due aghi. Anche qui secondo me dici, oh, ne sta arrivando un altro. Se succede qualcosa ai due precedenti, la stanza ce l'ho già libera. August, you're gonna have another brother.
Ha detto fanculo il patriarcato, sono stanca di questi maschi. Cos'è sta roba? Lei è totalmente una Gabriella d'America. Totale, si chiama Kenis. Kenis, tipo che ginocchia. Oh, buddy. Lei è incazzatissima perché adesso dovrà fare come si faceva nel 1800, cioè dirlo a voce. Dovrà andare alla festa che ha organizzato e dire: è una femmina. E tutti: vivamente, come facciamo a vederlo? E qui questa piccola infermierina degli anni 50 ha un gender reveal modesto. E se poi Now. Lei si lascia comprare da delle luride caramelle. Ma è legale? Ma l'hanno pagato l'ippopotamo almeno? Ci sono delle persone che diventano genitori e dovrebbero essere bloccate dallo Stato. Alberto, io non credo possiamo far vedere questo gender reveal. Cosa sta per combinare questa ragazza? Forse è finto. Vabbè, noi non siamo qui per la scienza. No, siamo qui per lo spettacolo e lo spettacolo c'è stato. Tutto può essere. A questo punto sai cosa vorrei? Una macchina con un manichino. Con la mia macchina vado addosso all'altra macchina e faccio un incidente. Scendo e dico: oddio, oddio, mi scusi, è vivo, sta bene? Tiro giù il manichino, gli faccio la respirazione bocca a bocca, ma sento che non respira. Allora gli devo fare una tracheotomia con una biro. E nel momento in cui gli buco la gola, lì vediamo se c'è del fumo blu o del fumo rosa. Sì o no? Ma qual è il gender reveal più costoso al mondo? Perché non mettiamo una tanica di benzina da far esplodere e non ci spariamo addosso? È It's a Boy perché abbiamo l'esplosione azzurra. Ma poi guardate che bello effetto anche di incendio che si propaga. Ha fatto 8 milioni di danni perché ha bruciato metà Australia. Ma puoi? 8 milioni! Ma pensa se veniva fuori una polvere colorata ed era quello? Che sogno tutti questi palloncini e polverine! Quasi quasi faccio un figlio per organizzare un party! Ma quanto costerà tutto questo circo? Rubrichetta qui per offrirvi una previsione finanziaria! Gender reveal. Mi crolla il peel. Oh, partiamo dalle basi. Dobbiamo accogliere i nostri ospiti al gender reveal party. Ci serve un magnifico striscione. Che budget abbiamo? Illimitato. Oh, questo mi piace. Festone per la doccia di genere, decorazioni per bambini e bambine, palloncini per baby shower, decorazioni per feste coriandoli. Bellissimo il festone che mi mette anche il Nunzio e la Fabiana. Ma la gente ha capito che noi guardiamo solo, non è che la compriamo sta roba qua. O no? Iniziamo a segnare i prezzi con l'aiuto della nostra lavagnetta. Per la doccia di genere 14,99. È pochissimo. Partiamo in bomba. Poi il mare come lo inquiniamo? Ci servono anche ulteriori palloncini. 52 pezzi di... per bambini. Rivelano forniture per feste con palloncino di genere, palloncini per coriandoli, banner per ragazzo o ragazza, per baby shower, festa, compleanno. Ci bastano 52, vuoi fare per due? Quanto fa 12,99 per due? 26,5,98. Ma noi siamo anche matematici. Si vede che siamo dei Nunzio. Dopo il palloncino dobbiamo imbandire la tavola. Abbiamo scelto questo set da 90 pezzi. Baby shower, decorazioni, kit, baby shower, gender rivisto, viglie, boy or girl, con tazze. Ah no, con tazze. Ho solo lo schermo sporco. Piatti, tovaglioli, palloncini di latice colando di bandiera. Potremmo essere come questa Brittany. 27,99. Dell'elio lo vogliamo. Bombola d'elio 30,50 euro. Poi ci sarà da mangiare, quindi una torta. La cerchiamo sul mio sito di fiducia. Qual è? Torta.it. Sto male, esiste torta.it? Quanti soldi faranno torta.it? È come chi ha registrato il nome Gabriella su Instagram. C'è Gabriella e basta, e anche un sacco di follower, 641.000. Anche pochi per la Gabriella. Però grande problema, non è riccia. Ma sono veri follower? Rifiuto i cookies. Nel sito di torte, Berti, ho rifiutato i cookies. Sono queste torte col mazzo di fiori? O i cioccolatini coi fiori, 80 euro. Aia, Berti, qui secondo me è dove il budget inizia ad alzarzi. Torta mimosa con bucca di mimose. Così la tua casa può puzzare di piscio. Cosa vuol dire tipo di composizione standard curata di lusso? Che me la fanno male se la fanno standard. Io la voglio di lusso. Per quante persone è? Ce ne servono almeno 4. Metti 5. Va bene. Siamo di bocca buona noi. Poi la torta mimosa buonissima. Subito dopo il mille foglie arriva la torta mimosa. 5 torte mimose con 5 bouquet di mimose che arredano 577,50 euro. Vogliamo anche un cabaret di paste. Ma perché si dice cabaret di paste in Veneto? Perché quando te lo portano è un po' cabaret il varietà. 118 euro. Io ti lascio qui, io vado a fare una fideiussione intanto. Bravo. Dove lo organizzi il gender reveal? Io e Alberto ci siamo consultati e alla fine all'unanimità abbiamo scelto il bowling di Tognana. Chi
non è del Veneto. Dirà, ma che cazzo stanno parlando? Dove siamo cresciuti noi? Le migliori celebrazioni accadevano al bullying di Tognazzo. Guardate che bella location. Guardate l'orizzonte Veneto sempre basso. Tranne la piramide del corner. Tognazzo, ricordiamolo, zona industriale di Piove di Sacco. È come quando dici gli Hamptons a New York. Entriamo! È una location che profuma più di Nunzio che di Fabiana. C'è il diner americano. C'è la chiappa alla talpa per i parenti un po' più attempati. Quanti biliardi, quanto ci piace buttare le palle in buca. Nominami qualcosa e al corner ce l'hanno. I ritratti di personaggi famosi un po'. Ci sono un po' deformi. Bob Marley. Il secondo è Severus Piton. Elvis Presley. E poi alla fine chi è che c'è? Michael Jackson. Il cabaret di Fritti c'è. Ma guarda questa tavola imbandita. Ecco, io vorrei che il nostro gender reveal avesse questa estetica. Berti, c'è anche quello dove balli così. Guardate anche che bella la sala, luminosa, colorata per un gender reveal. Perché mi sembra più la sala per un ritrovo di neofascisti? C'è una riunione di Darth Vader e i suoi seguaci. Ma c'è anche Lady Gaga. E poi Stefania Orlando. Ma sbaglio o questo è un piccolo palco? Tu fai cantare la vocalist e a un certo punto spari alla cassa e la cassa esplode e fa la polvere o blu o rosa. Location, bullying, Tognana. Secondo te a quanto te l'affittano? Io dico dai 20 ai 30k. Sì, Alberto. Ma non è possibile. Guarda che è esclusiva. Vogliamo fare il conto tondo? 25. Facciamo 25 e tagliamo la testa al toro. Gli dico, senti, la fattura ce la siamo scordata. Poi chiamerei anche come spettacolo, un po' intrattenimento, le marine. Perché abbiamo di recente scoperto che al giorno prendono 190 lordi. Le chiamiamo per una serata, gli diamo anche il doppio. Sempre in nero. Dai. Veline, 300. Faccio qua il pallino nero sulle cose in cui dobbiamo tenere il nero. Ecco, ovviamente si scherza, fatemi fare le fatture. Che bello dipingere l'Italia con gli stessi colori che l'Italia ci ha fornito. Io la vorrei vestite da gender reveal. Abbiamo già le immagini di repertorio. Guardami questa Canalis e Corvaglia. Siamo a Rio de Janeiro al carnevale. Ah, certo che sì. Oppure abbiamo anche le veline trapuntine. Qui erano già pronte per girare lo spot Hemingway. Come si chiamavano queste? Tania e Tania. Oppure loro in bluette con le fornarina. Ma questa è Giorgia Surina. È stata velina. La velina Surina. Beh, c'è tutto. Fammi il conto finale. 26.092 euro. Non si scrive così. Per una festa. Ammappete che prezzaccio. Ma io in portafoglio sono 5 euro e 20 euro cent. Scopriamo assieme come organizzare un gender reveal che si rispetti. Ma soprattutto che rispetti il nostro conto in banca. Gender reveal che si rispetti con pochi soldetti. Oh, per il nostro gender reveal ci serviranno dei palloncini. Ma quale gender reveal, Edo? Aspetta. Ah, non te l'ho detto? Ma no. Ebbene sì, sono in dolce attesa di una ciotola in metallo. Ehi, oh, abbiamo acquistato dei palloncini. Izza Nunzio o Izza Fabiana? Io parto da lei. Madò, guardate la nostra Fabiana. No, Alberto, ma sta puzza non è normale. E poi il piedino. No. Oh no, Alberto, ma si gonfiano da qua sotto. Forse, chi lo sa. Guardate che bello studio. Sarà maschio o sarà femmina? Poi che cosa ho pensato io? Prendo questo plancake, ci inietto dentro con questa siringa del colorante alimentare che voi non vedete. Come si inietta? Oh oh, non guardate. E poi abbiamo pensato, Alberto, fa vedere i palloncini. Perché c'è un palo se poi tu comunque vieni qui? E poi anche un tubottino esplosivino. Alberto, puoi per favore non coprirmi l'opera d'arte che sono? Raga, spezziamo il plancake e indoviniamo il genere. 3, 2, 1. No, punti di domanda. Ah, viola? Ma cosa significa? Ma ci serve una prova del 9, dobbiamo scoprire i palloncini. Ah, 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 ma non è chiaro. Vieni giù con me, amore. È diventata una discarica. Ci sono mai giù. Guarda che adesso viene su qualche... Viene su qualche vicino. Alberto, vai tu a pulire lì. Come facciamo a pulire? Con uno Swiffer. Ma come con uno Swiffer? Non con l'aspirapolvere. Non ti basta lo Swiffer. È così, la vita è dura a volte. Che spavento, ma ho le contrazioni. Sta nascendo, sta nascendo. Mi aiuti, signora ostetrica. Hai ragione. Ma l'angelo è Zun. E voi organizzereste un gender reveal al bullying di Tognana? Fatecelo sapere nei commentini qui sotto. E già che ci siete, iscrivetevi al canale YouTube. Iscriviti. Boom! Grazie per essere stati con noi. Ci vediamo sempre qui settimana prossima per scoprire assieme se l'organizzazione fra bebè di tutto il mondo è la neonato. Grazie, ciao! Signori, anche per oggi una cagata così comunque. Posso tenerlo qua? Perché sennò poi non si vede che sono incinta. Ti immagini se i bambini si potessero spostare dentro la pancia? Metti che una deve fare robe per davanti, metti nella schiena.